alla frase del discorso consigliata dall'imperatore? Sì, maestà. Col corriere giunto stamane da Parigi è arrivato questo rapporto di Nigra. Cosa cadis? Non siamo insensibili alle richieste. Richieste? Ma che richieste? Ma dica lei, Cavour, le pare una parola adatta? Richieste? Ma dove sono queste richieste? Sì, forse è una parola un po' debole. Ma che debole, a lei stupida! Io non la dico! Ma se l'imperatore ci tiene. Chi la deve dire? Sono io, alle Pachiel. E la sentiranno tutti, quelli che saranno lì e quelli che non ci saranno. Io non la dico. Richieste. Richiedono le partite di formaggi, non la libertà. Se posso permettermi, non consiglierei Vostra Maestà di irritare l'imperatore in questi momenti decisivi. Cosa che hai dato? Ho avuto altre informazioni. Nuovi arresti a Milano. Sì, sono stato io a scrivere sul muro Viva Bene. E cos'è, un delitto onorare un grande musicista? Giovanotto, non tentate di fare il furbo. Noi sappiamo benissimo cosa significa Viva Verdi. Veramente? Io no. Verdi significa Vittorio Emanuele, re d'Italia. Lo ignoravo. Ignoravate anche che in casa vostra c'erano armi, bombe e fogli sediziosi? Più che sufficienti per mandarvi alla forca. E allora che cos'è che aspettate? Che tu ci dica i nomi dei tuoi complici. Forse a questo prezzo avrai salva la vita. Avanti. Parla. Parla! Non ho niente da dire. Vedremo se dopo la tortura avrai niente da dire. Crepa a te tutta l'Austria! E non ha parlato. No. È stato impiccato 2 giorni fa. L'imperatore queste le chiama richieste. Anche a Livorno. 2 donne. L'evaso ha avuto da voi ricetto. Viveri e aiuto. E mio figliolo, mio marito. Ma era un evaso dalla fortezza. E non si può nascondere un evaso. Ora voi mi direte dove è andato quando è uscito di casa. Perché voi due lo sapete. No, non lo so. Nemmeno io. Non lo sappiamo. Badate. Il castigo sarà severo. Oh, non piangere. Giacomo è al sicuro. Vedete che lo sapete. Al sicuro dove? Dove? Dove le vostre spie non lo possono raggiungere. E allora in fortezza ci andrete voi. Oh, ma io aspetto un bimbo. Lo aspetterete in fortezza. E va bene. Aspetteremo anche chi ci verrà a liberare. In Toscana gli eventi sono maturi. Al primo segnale scoppia l'insurrezione almeno in 5 capoluoghi. Abbiamo amici fidati perfino tra le autorità. Le continue evasioni sono favorite dai nostri simpatizzanti. Da ogni parte d'Italia fanno appello a noi, sperano in noi, aspettano noi. Quanti sono i martiri che hanno dato la vita per questa indipendenza? E l'imperatore vorrebbe che io dicessi richieste. Devo comunicare a Parigi che... No. No. Dove? Quando io avrò detto quel che avrò detto.
Nel caso, farà delle scuse. A Napoleone? Ma sì. Dirà che le scappame un'altra parola, eh?